è probabile che il ruolo dell'arte oggi sia molto più importante di una volta, perché in un paese che inevitabilmente ha un'economia a disagio, bisogna ritornare a una specie di rinascimento, cioè valgono le idee, valgono i progetti, i laboratori, ma le industrie ormai vanno in Brasile, vanno in Cina. Il soprintendente deve sapere che cosa c'è nella parrocchiale di Liverniano, deve sapere che nella parrocchiale di Monghidoro, in mezzo nascosto sulla cantoria perché i ladri non se lo freghino, c'è un capolavoro della pittura seicentesca barocca bolognese, un Burrini stupendo. Cosa ne pensa della nuova legge sui beni culturali che prevede la trasformazione dei musei in fondazioni di diritto privato? Sono assolutamente in disaccordo con la privatizzazione. Ciò che conta è uno Stato capace di guidare il problema con l'assenso democratico e di portare anzi avanti una forte politica che sia in grado di salvare il paesaggio. Il problema non è distante da quello che era per esempio nelle mani di Guido Fanti quando poi fece tutta la sua stupenda campagna elettorale presidenziale. E lui faceva questo, saltava perché notificava, elencava, fotografava, descriveva, coinvolgendo ogni volta tutta la vallata, la popolazione. Oggi la provincia di Bologna credo che sia quella più schedata d'Europa. Quale secondo lei potrebbe essere oggi un valido piano per la ricostruzione dei territori distrutti dal terremoto a livello artistico? Il problema è molto grave perché si tratta di conservare le macerie e di ricostruire esattamente le cose come stanno. È un lavoro lungo, ma se si vuole parlare di una finalità seria, condotta con metodo, non c'è altra possibilità. Il ruolo oggi del DAMS, che lei ben conosce. Sì, il DAMS, io partecipai alle prime annate del DAMS, naturalmente è molto cambiato rispetto a un tempo, perché un tempo aveva alimentato molte speranze. Sono rimaste in piedi le attività relative alla comunicazione e allo spettacolo, nonché alla musica. Questi sono punti intesa operativamente, che è un punto molto importante. Le arti rientrano nella vecchia facoltà di lettere, oggi dipartimento. E secondo me questo è il vero mestiere del soprintendente, che forse è destinato a sparire, uno degli ultimi soprintendenti è lui, ed è per questo che sarebbe bene che aprisse quel cassetto, cercasse quella onorificenza e di nascosto se l'attaccasse alla giacca del pigiama.